Sono Lorenzo Vecchietti, dottore agronomo responsabile ricerca e sviluppo della Idrofer. Oggi vi parleremo del prodotto GrowQuick. Il formulato è frutto della ricerca e sviluppo interna ed è un'attenta e accurata selezione delle materie prime. È una miscela di concimi organici azotata fluida consentiti in agricoltura biologica. Ci serviva un prodotto che aiutasse le colture a stimolare la radicazione, aumentare l'efficienza d'uso degli elementi nutritivi e migliorare quindi l'assorbimento dei concimi NPK. Per la produzione di GrowQuick abbiamo utilizzato materie prime di elevata qualità, ottenendo un fertilizzante con azoto organico, carbonio, aminoacidi liberi rapidamente assimilabili, alghe della specie Ascophyllum nodosum, acidi umici, oligosaccaridi, enzimi e glycine betaina. Tutte le sostanze attive citate presenti all'interno del prodotto permettono alla coltura su cui viene applicato di ottenere un apparato radicale più sviluppato, in grado di esplorare una più ampia porzione di rizosfera, con conseguenti migliorie su vigore vegetativo e resistenza in condizioni di stress pedoclimatici, con un conseguente equilibrato sviluppo di radici e della parte aerea. Il prodotto può essere applicato per via fogliare o in fertirrigazione. Le dosi consigliate su alberi da frutto e frutti tropicali per applicazioni fogliari sono di 2,5-3 ml per litro. Le dosi per le colture orticole, ornamentali, floricole e cerealicole sono invece di 2-2,5 ml per litro. In fertirrigazione invece la dose consigliata per tutte le colture è di 10-20 litri per ettaro. Le dosi citate sono state indicate perché ritenute le migliori dopo le esecuzioni di prove sperimentali su lattuga, pomodoro e zucchino. In conclusione consigliamo l'uso di GrowQuick agli agricoltori che vogliono ottenere piante con un apparato radicale più sano e più vigoroso.